Piero Francia, segretario Femca CISL Ascoli Fermo. Vertenza Pfizer. È stato sottoscritto l'accordo Pfizer sulla vertenza nello stabilimento di Ascoli Piceno. Qual è la chiave di lettura della Femca CISL? Il nostro primo obiettivo era quello di riuscire a fare in modo tale che ci fosse un cambiamento delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Questo accordo rappresenta proprio questo cambiamento di rotta. Un accordo che porta alla tutela del lavoro, che è il nostro punto focale come CISL, e per fare anche in modo tale che nessun lavoratore perda il posto di lavoro se non sia volontario all'uscita in mobilità. Ora il nostro secondo obiettivo è monitorare sull'utilizzo dello strumento della cassa integrazione straordinaria per fare in modo tale che ci sia un equo utilizzo dello strumento stesso. Quindi riteniamo che sia un accordo positivo e che può essere di ottimo avvio per delle relazioni serie sindacali all'interno dello stabilimento Pfizer. Marsilio Antonucci, segreteria Femca CISL Ascoli Fermo. Quali sono i punti dell'accordo che ritenete più importanti? Intanto non abbiamo licenziato nessuno in maniera coercitiva. L'azienda prevedeva 83 superi, siamo scesi a 70. Le richieste messe sul tavolo da parte nostra sono state tutte accolte, quindi part-time al 50%, cassa integrazione, volontarietà, ossia non opposizione all'esito in caso di licenziamento, no? Ed incentivazione, no? Con l'integrazione di eventuale stipendio rispetto a quello che si prende nella mobilità. Quindi sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a mettere in piedi un accordo dopo 8 anni che non si riusciva con questa azienda a fare accordi, no? E che l'accordo soprattutto è venuto nella direzione in cui noi avevamo impostato i lavori.